Difficilmente ci saranno grandi distacchi in questa tappa, Davide, però sicuramente dovrebbero arrivare dei segnali più importanti, più significativi rispetto a quelli che ci sono stati a Montevergine. Anche per il gruppo comincia la salita. In questo momento, per la precisione, misura 19 km e 400 metri perché termina a 800 metri dall'arrivo, il dislivello 1205 metri. Pendenza media del 6% con punte massime del 12%, si arriva a quota 1892 a Rifugio Sapienza Nicolosi. Il tratto più difficile è quello che va dai meno 10 ai meno 5, dove c'è una pendenza media del 7, dai meno 5 all'ultimo chilometro invece la pendenza media è del 4,6%. Questa è la porta dell'Etna. La porta sud del vulcano, sì, Nicolosi, che è anche la sede della stazione turistica da cui partono in pratica tutte le escursioni sui vari crateri ad alta quota, e in inverno è da qua che si accede agli impianti sciistici. Bakkelands, il primo a rompere gli indugi. Jan Bakkelands era riuscito ad infilarsi nella fuga, anzi era stato uno dei promotori, uno dei primi ad attaccare quest'anno. Si porta sulla belga dell'Omega Farmalotto Giovanni Visconti. Eccolo qua il primo scatto vero tra i fuggitivi. È appena cominciata la salita verso l'Etna di Jan Bakkelands, c'è stata quasi subito la reazione di Giovanni Visconti. Uno dei pochi direttori sportivi che ha pensato alla tappa dell'Aquila, secondo me, è stato Damiani, o meglio i direttori sportivi Damiani e Maini. Vi ricordate l'Aquila, il gruppo lasciò fare e arrivarono con più di 10 minuti di ritardo. Oggi la Lampre ha cercato di non rivivere la stessa situazione e difatti si sono messi in testa a tirare. Non hanno mai dato delle tirate eccezionali, però comunque hanno sempre permesso di tenere sotto controllo la fuga, perché alla massimo il vantaggio dei nove è stato di 5 minuti e 20 secondi. Adesso hanno ricevuto un cambio dalla coppia della Geox. Andiamo in corsa da Paolo Savoldelli. Popovic si è staccato, non ha risposto allo scatto, sta cercando di rientrare, mentre Vanotti mi sembra in difficoltà. Può darsi anche che si stia sfilando, ecco, perché il suo compito sia un altro, ma in questo momento sta cercando di riportarsi sotto. Dopo l'attacco di Backland, però la velocità è calata in questo momento. A voi. Davide, qua c'è appunto da valutare quello che ci stava dicendo Paolo Savoldelli. Lo vedete in ultima posizione del gruppo Alessandro Vanotti, che ha rischiato anche di staccarsi. Perché è in difficoltà o è una scelta? Potrebbe anche essere una scelta, sta di fatto che adesso è rientrato. L'ho detto, se un corridore come Vanotti non è uno scalatore puro, ma su salita del genere si difende, riuscisse a fare i primi 8-9 km ad una velocità inferiore, staccandosi e aspettando il gruppo, potrebbe per 2-3 chilometri dare una bella mano a Nibali. Quindi tra qualche chilometro potrebbe volontariamente staccarsi, ma sarà l'ammiraglia, sarà il direttore sportivo a consigliare il da farsi. Intanto si stacca, perde contatto dal gruppo dei migliori Alessandro Petacchi, bravo, bravissimo anche oggi, eccezionale Petacchi, perché ha fatto un grande lavoro. Lui vince e aiuta, vince le tappe, è successo a Parma, oggi invece in corsa per lavorare per il capitano, per Michele Scarponi. Intanto, dopo aver lavorato parecchio, Kosonciuk si rialza. Uomo della Geox, la squadra di Menchov. E qua siamo di nuovo con i battistrada, con Bakkelands. In seconda posizione l'Astras, maglia rosa virtuale, lui che ha 22 secondi, anzi 16 secondi di ritardo in classifica generale da Peter Wenning. Anche Di Luca segnala radiocorsa in difficoltà. Bakkelands nel 2008 ha vinto il Tour de l'Avenir, che è il Giro di Francia riservato agli under 23. È stato molto attivo nella prima salita, nella prima ascesa sul versante nord dell'Etna, Pablo Lastras. Poi ha guadagnato anche 6 secondi di abbuono nel traguardo volante di Acireale. Bravo anche Giovanni Visconti, Davide, perché è riuscito ad infilarsi nella fuga, soprattutto perché è ancora là davanti e il vantaggio non è magari tranquillizzante come poteva essere fino a una ventina di chilometri fa, ma rimane comunque un vantaggio importante, 2,50. Sì,
Ripeto che qualcuno potrebbe ancora avere la possibilità di farcela, anche se non è facile, però due o tre corridori buoni lì ci sono. Tanto Gresh si stacca. Ne abbiamo visto stringere i denti, presto però potrebbe perdere contatto anche Berard della AG Desert la Mondiale. Questo invece è Di Luca, Danilo Di Luca. Lo abbiamo visto in precedenza fare un avanti indietro per andare a prendere borracce e appena è cominciata la salita si è staccato. Danilo Di Luca che aveva preso un minuto e mezzo, poco meno, anche nella tappa di Montevergine. Il suo spunto, la sua rasoiata più bella in questo Giro d'Italia, per ora ce n'è stata una nella tappa di Fiuggi. MG Cappavis, idrosalino energetico, energia pronta da bere. MG Cappavis combatte stanchezza, eccessiva sudorazione. Chiedi gli originali da Pulpharma in farmacia. Chilometri fa lo scatto di Bakelands e la reazione di Visconti, adesso è il campione italiano che prova ad allungare in testa al gruppetto dei fuggitivi, chiude subito su di lui la belga della Omega Pharmalotto, però ha messo in fila il gruppetto con questo allungo Giovanni B. Visconti. Andiamo sull'ammiraglia della Saxo Bank, Andrea De Luca con Bjarne Riis. Sì, ieri avete stupito tutti, Alberto Contador ha stupito tutti con questa fiammata, questo attacco. Sì, ha fatto un bel azione ieri, era pronto e niente altro. Oggi cosa dobbiamo aspettarci? Ma vediamo un po', manca ancora un bel po', c'è tanto vento, dopo non lo so, vediamo. Alberto come sta psicologicamente? L'avevano dipinto un po' ombroso, scuro, invece ieri ha smentito tutti. Ma lui sta bene, guarda, lui è pronto per questo giro. Grazie Bjarne Riis, a voi la linea. Grazie. Il vento c'è e adesso è anche leggermente laterale perché i primi quattro della Lampre erano a ventaglio proprio per cercare di difendersi dal vento. Fa freschino qua in cima all'Etna, anche perché ora anche qua si comincia a sentire il vento, perché non c'è più la possibilità anche di ripararsi come per alcuni tratti possono fare adesso i corridori attraversando i boschi. Qui la salita è molto facile, vedete, stanno salendo quasi a 30 orari, 27-28. Filippo Savini, quando è in giornata va fortissimo, quest'anno ha vinto la tappa più difficile della Vuelta Castiglia e León, va forte invece di solito Pablo Lastras. Terzo l'anno scorso al Giro di Lombardia, certo questo non è un punto della salita nel quale si può tentare un attacco perché è uno dei tratti forse meno impegnativi. Però mantenendo l'alta velocità perdi meno, certo. E quindi con il minimo sforzo riesci ad ottenere il massimo risultato. Stanno ancora pedalando bene, Wenning. Ha un sogno Peter Wenning, quello di riportare sul continente, di cominciare la seconda settimana di Giro d'Italia dopo il giorno di riposo di domani ancora con la maglia rosa. Chissà che questa lunga partita a scacchi alla fine non favorisca proprio Wenning. Non è fermo in salita, quest'anno è arrivato sesto. Cioè, alla... in effetti non è una cosa fuori dal mondo, no, che possa tenere la maglia rosa anche stasera. No, sai, secondo me i problemi arriveranno quando davanti si porterà Niemetz, compagno di squadra di Scarponi. C'è anche Garzelli, Kreuziger, poi Wenning. Abbiamo visto anche Tiralongo che sta scortando il suo capitano Roman Kreuziger, lui che l'anno scorso ha corso con Alberto Contador, uno dei cinque siciliani, e ricordiamo anche i tifosi, il suo fans club sulle strade di questa tappa, Paolo Tiralongo di Avola. Visconti. Ancora un attacco in testa al gruppetto dei fuggitivi di Visconti, più che un attacco, insomma un'azione per rilanciare un po' esatto, il ritmo. Esatto, proprio per cercare di risvegliare un po' gli animi, anche perché mancano 15 chilometri, possibilità per i fuggitivi, ma se cominciano a studiarsi adesso, addio. Non studia invece Frank. Mattias Frank, svizzero della BMC. Tra i favoriti di oggi Kreuziger numero 141, Vincenzo Nibali numero 111. Siamo andati a pescare con la nostra telecamera piazzata sull'elicottero, sono davanti a Peter Wenning. Andiamo da Paolo Savoldelli mentre continua nella sua azione Mattias Frank. Vai Falco.
Mattia Branch è seguito da Bakeland, adesso sta uscendo Visconti, non c'è un'andatura regolare, c'è un forte vento, Vanotti mi sembra in difficoltà, ho visto non pedalare non bene anche Popovic e Savini, è il vento che fa un po' tutto, è passata la lavagnetta e i corridori hanno visto 2 minuti e 35 di vantaggio, è calato molto il loro vantaggio.